Cari amici curiosi della natura, bentornati nell'Uomo in Erba. Io, Giancarlo, torno con una puntata lampo, che è il nome di un piccolo attrezzo, ma non quello che usiamo nel cucito. È la forbicina, insetto che non osiamo prendere in mano. E su di lui dicono strane cose. Siamo le solite, ma perché tanta ripugnanza? Perché addirittura campagne di disinfestazione? Facciamo chiarezza. Sigla. Le forbicine sono comprese nell'ordine dei dermatteri, che contano 1800 specie nel mondo e 22 in Italia. Dermatteri in greco vuol dire ali simili alla pelle. Derma, pelle, e pteron, ala. Infatti le ali, poste sotto le elitre, la loro custodia rigida, sono sottili e a membrana. Questo apparato, utile solo per planare giù dai rami, nasconde una notevole destrezza. Protette dalla loro corazza, le ali sono sistemate a ventaglio, con 40 piccole pieghe, pazientemente fatte una per una dalla forbicina. E pensare che di questi insetti si conoscono solo certe false notizie. Molti credono ancora che le forbicine possano entrare nell'orecchio umano per fare il nido nel cervello. Che dire, una bufala senza fine. Forficula auricolaria, il nome scientifico della forbicina più comune, ovviamente deriva dalla parola orecchio. Essendo notturne, possibilmente i luoghi che frequentano sono poco luminosi. La forbicina vaga tra le piante umide di orti e giardini, in posti con poco passaggio e protetti dal freddo e dal caldo. Sotto cumuli stabili di foglie che marciscono e tra le cassette dei mercati ortofrutticoli. Alcune specie frequentano spiagge con dune ed erbe, oppure le rive sabbiose dei fiumi, con insetti del fango. Sono di gusti abbastanza semplici. La notte cercano frutta marcia e frutta matura, dovunque si trovino. Detriti biologici in bidoni, con immondizzai o dei compost. Germogli primaverili diversi, anche cocciniglie, esseri molto deleteri per le colture. Perciò non pensate che siano dannose. Di solito è il contrario. La forbicina si nutre anche di omotteri, come la metcalfa, micidiale per tantissime piante. E ragnetti rossi? Che ne dite? E pidocchi delle piante? Tutti insetti graditi alla forbicina, come anche le formiche degli orti e le uova di cavolaio. Non è sufficiente per apprezzarla? Meglio attirarle che ucciderle. È sufficiente un giornale arrotolato e un po' umido messo in giardino, dove andranno a rifugiarsi. Le forbicine sono abbastanza prolifiche ed è un bene. Il maschio e la femmina si differenziano per la pinzetta in fondo all'addome. Quella di lui si incurva ai lati, quella di lei è diritta. Il piccolo attrezzo serve per afferrare, per carezzare, per difesa, anche per piacere al partner. Per risultare tra loro graditi non c'è bisogno di essere bianche o albine. Sarebbe un evento troppo poco frequente. La femmina si fabbrica una tana sottoterra dove deporre 50 uova. La sotto va in letargo con il proprio compagno. Può anche ospitare un po' dei suoi simili. Si risveglierà a primavera quando le uova stanno per aprirsi e comincerà il suo sacrificio di mamma. Qualcosa di impossibile per gli altri insetti. Proteggerà le uova, leccandole, voltandole, pulendole e difenderà i piccoli da qualunque invasore del suo nido. Anche quando i piccoli saranno abbastanza grandi, potranno restare a casa con lei. I suoi nemici sono la formica Ercole, una formica più forte di lei, le lucertole, velocissimi predatori, il riccio che divora tutto ciò che cammina davanti a sé e la vespa di terra carnivora, come tutte le vespe. In casi disperati, la forbicina è comunque in grado di emettere una puzza che molto spesso riesce ad allontanare i suoi aggressori. Ci sono studiosi che danno molta importanza a tutte le 22 specie di forbicine e compiono studi approfonditi. Vediamo ad esempio la forbicina delle rive, la forbicina minore e la forbicina di mare. Ci sono casi dove non si tratta di amore per la scienza. Verso gli anni 60, dopo continui prelievi dei collezionisti, nell'isola di Sant'Elena si è estinta la forbicina gigante, che misurava ben 8 cm. Cari amici curiosi della natura, anche piccoli insetti che si direbbero insignificanti
meritano la nostra amicizia. Spero che la forbicina potrà restare un po' nella vostra memoria. Ma ci saranno anche altri animali, nuove puntate. Iscrivetevi allora e raccontate agli amici le cose che vi sono piaciute. Grazie. Ciao a tutti.